Buongiorno a tutti. La domanda è che mi sono chiesto se era vero perché tempo fa l'ho vista su un altro video su YouTube ed è giunto il momento per verificarlo, se un LED può generare o meno elettricità se sottoposto a una radiazione luminosa. In quanto un LED, che è un diodo emettitore di luce, è nato per generare luce, quindi trasformare l'elettricità in luce, e non viceversa. E quindi la domanda che tipo di risposta può avere? E la risposta è affermativa. In realtà un LED può generare corrente. In effetti, una tensione. In effetti, qualsiasi giunzione praticamente a semiconduttori sottoposta a luce genera una piccola tensione. Tanto che, per esempio, i fototransistor fondamentalmente non sono altro che transistor nudi, senza involucro. I primi transistor che esistevano negli anni, diciamo, negli anni 60, che erano avevano un contenitore plastico, che era verniciato esternamente, una volta rimossa la vernice e sottoposti a luce si trasformavano tranquillamente in fotodiodi. Questo è un trucchetto che mi svelò mio collega di studi all'Istituto Tecnico, che era molto bravo in elettronica, e che poi dopo ho verificato in alcuni progetti sulle riviste di elettronica che leggevo quando ero ragazzo. Allora, multimetro, proviamo con un LED classico. Qui ho una lampada che ho costruito io tanti anni fa, fatta da 4 LED. Prendiamo 2 coccodrilli, li mettiamo, qui abbiamo 2 LED praticamente in parallelo. Mettiamo su millivolt e se avviciniamo la luce, guardate, 10-14 millivolt. Se io copro, vedete che scende sotto il millivolt addirittura. E riapro ed ecco qua. Se avvicino, aumenta. Metto un corpo opaco, guardate sempre bene l'indicatore, vedete? Qui all'interno di una delle prime lampadine a LED che sono state messe sul commercio, che erano fatte da un insieme di LED più da un piccolo convertitore, questi sono, ho fatto il conto l'altro giorno, 18 LED. E quindi la tensione di alimentazione mi sono valutata circa una sessantina di volt, l'avevo calcolato. Se io adesso mi metto sugli estremi di questi LED messi tutti in serie, un po' come una pila, no? Vedete? 54, 56, ecco qua. Ora quella più interessante per me come esperimento è prendere questo cob di un faro da 50 watt, ora proviamo con un cob, con un LED cob, è di un faro da circa 50 watt. Poi se noi andiamo a guardare, giusto poi pure per così proprio un aspetto di curiosità, vediamo che questi LED in realtà sono fatti, sono chip veri e propri, fatti con una serie di LED messi appunto in serie parallelo. Allora,
Quindi questo ci dovrebbe tirare fuori una tensione piuttosto sostanziosa. Ho messo fondo scala 2 volt, adesso siamo a 77 millivolt, andiamo ad aumentare l'intensità luminosa, sempre di più, vedete, siamo arrivati a 1,4, 1,5 volt addirittura, guardate, 1,6. 1,7 addirittura, sempre poi riprova, ci mettiamo un corpo opaco, tac, vedete si riduce, man mano, vedete. Quindi non solo, diciamo, produce una tensione, ma addirittura è proprio un elemento fotosensibile, molto molto veloce nella reazione, quindi è capace anche di recepire variazioni a frequenze molto elevate. Quindi la risposta al quesito iniziale è, il quesito era appunto se un LED può generare una tensione elettrica, la risposta è sì. Arrivederci a un altro esperimento.